Ciao amici, nella lezione precedente abbiamo visto cos'è la linea della selezione e cosa possiamo farci. In questa lezione, come accennavo nella lezione passata, vedremo cos'è la selezione. Come vedete, continuiamo a lavorare con la stessa immagine, will.tif, una foto che ho scattato in Messico con l'intenzione di ricolorare in modo che apparisse come quelle ambientazioni dei film americani che ritraggono il Messico rosso e polveroso. Cosa completamente inesatta, almeno per quanto riguarda i posti che ha visitato il sottoscritto. Se state seguendo il corso dal DVD ed avete appena terminato la lezione precedente, avrete ancora la selezione della ruota attiva. Se così non fosse, premete Command Option o Control Alt 4 per caricarla dai canali alfa su cui è stata salvata. Per questi tasti di scelta rapida vi rimando al corso su canali e maschere che tra l'altro ritengo fondamentale per poter seguire questo corso sulle selezioni. Benissimo, adesso abbiamo tutti la selezione della ruota creata durante la lezione scorsa, in cui abbiamo anche visto che se posizioniamo il cursore all'interno dell'area selezionata, questo cambia forma, se stiamo utilizzando uno strumento di selezione. Sappiamo che quando cambia forma possiamo lavorare sulla linea della selezione, ma noi adesso vogliamo lavorare sulla selezione stessa. Come si fa? Dunque, selezionando lo strumento sposta, qua in cima, facendoci clic sopra oppure premendo il tasto V, sempre che abbiate configurato Photoshop come vi ho mostrato nel corso basico lezione numero 1, vi starete chiedendo perché io non abbia ancora selezionato lo strumento sposta, ma chi di voi mi segue da tempo sa che io arrivo a questo strumento passando per una scorciatoia da tastiera diversa. Tengo premuto il tasto Command o Control e finché lo tengo premuto, qualunque strumento stia usando si trasforma in strumento sposta. Bugia. Non funziona proprio con tutti gli strumenti ed ora ve li dico. Sono lo strumento mano, lo strumento penna e lo strumento forma. All'infuori di questi tre possiamo tenere premuto Command o Control per passare temporaneamente allo strumento sposta. Ora andiamo avanti, non importa come siamo arrivati allo strumento sposta, se ci posizioniamo all'interno della nostra selezione o alla linea della selezione, il cursore prende la forma di una freccia con un paio di forbici. Questo simbolo ci avverte che se muoviamo la selezione trascinandola, lasciamo un buco al suo posto e, se stiamo lavorando sull'immagine di sfondo, come in questo caso, il buco sarà del colore dello sfondo selezionato, in questo caso il bianco. Una volta spostata la nostra selezione, oltre a notare il buco che lascia, possiamo vedere che la nostra ruota appare come selezione fluttuante, che è paragonabile ad un livello temporaneo. Infatti, se la muoviamo ancora, non lascia altri buchi nell'immagine, perché finché rimane una selezione, si trova in un suo livello particolare. Infatti, non appare neanche nella tavolozza dei livelli. Ora, annulliamo questi due spostamenti con Command o Control Z e Command Option o Control Alt Z per il secondo. E quindi riportare la ruota al suo posto originale, perché voglio mostrarvi che è possibile clonare questa ruota, in modo che non lasci un buco quando la muoviamo. Torniamo a posizionarci all'interno dell'area selezionata, sempre con lo strumento sposta attivo. Questa volta teniamo premuto anche il tasto Option o Alt. Vedete che ora il cursore è cambiato rispetto a prima? Ora ha queste due frecce, una bianca e una nera, che indicano la possibilità di clonare la nostra ruota, quindi di trascinarla e creare una sua copia nel livello temporaneo senza lasciare il buco. Anche in questo caso, finché questa rimane una selezione, non fa parte dello sfondo, ma è in un suo livello temporaneo, quindi la possiamo muovere dove vogliamo tutte le volte che vogliamo, così. Ovviamente prima di muoverla dobbiamo rilasciare il tasto Option o Alt, altrimenti continueremo a creare dei cloni che di volta in volta faranno parte dell'immagine, visto? Oltre al clonare una selezione è possibile trasformarla, proprio come abbiamo fatto con la linea della selezione. In questo caso però dovremo scegliere lo strumento Trasformazione Libera che si trova sotto il menu Modifica, Trasforma o più semplicemente facendo clic destro all'interno della selezione scegliendo Trasformazione Libera o ancora premendo Command o Control T, non importa come ci si arriva. L'importante è che ora possiamo trasformare la ruota e non più la linea della selezione, esattamente come abbiamo visto durante il corso basico, quello su canali e maschere. Perfetto, in questa lezione abbiamo visto come comportarci con le selezioni. Nella prossima vedremo più dettagliatamente le selezioni fluttuanti. Ciao!